La mente è fondamentale e noi non ce ne rendiamo conto che tutto il giorno noi lavoriamo con la mente, tutto il giorno, da mattina a sera, appena apriamo gli occhi, la nostra mente inizia e pensa. È così che fa, giusto? E pensa, e pensa. E cosa pensa? Purtroppo non lo sappiamo. Non siamo tanto coscienti di tutti i nostri pensieri. A volte sì, spesso no. Noi, attraverso il pensiero, creiamo la nostra vita. E questo ormai ce lo dicono in tutte le salse. Ci sono in giro libri di tutti i tipi. Si parla di pensiero positivo da almeno 20 anni. Voi adesso siete seduti su una sedia, giusto? Queste sedie bianche qua, sotto questo telone bianco. E mi state ascoltando, ok? Allora, io so che ognuno di voi, di quelli che mi stanno guardando e sono attenti, è in grado di immaginare di avere in mano un limone. Allora posso anche immaginare di avere nell'altra mano un coltellino, quello seghettato per tagliare il limone. Allora immagino di tagliare la mia fettina di limone. Immagino di prenderla in mano e di portarla alla bocca, ok? Portandola alla bocca, chiaramente il limone è molto succoso. È molto succoso. Gocciola, me la metto in bocca e immagino di sentire il fresco del limone sulle labbra, l'acido del limone sulla lingua. Adesso, con un semplice esercizio, vi ho fatto fare una cosa, avete più salivazione in bocca. Inevitabilmente avete più saliva in bocca, ok? Ma la cosa straordinaria è che io non vi ho chiesto neanche di pensare al limone. L'avete fatto per i fatti vostri. E la cosa ancora più bella è che c'è questo legame. Se penso una determinata cosa, creo nella mia vita una reazione fisiologica congruente con quello che sto pensando. Questo significa che se penso una cosa positiva, avrò una reazione positiva, fisiologica. Anche se quella cosa non c'è, capite? Anche se non c'è. Se pensi di vincere la lotteria, tu stai bene. Se penso una cosa negativa, inizierò in qualche modo a star male, perché il mio corpo reagisce come se quella cosa negativa fosse lì.